E allora buonasera, buonasera a chi ci ascolta attraverso la nostra pagina Facebook, a chi è a casa e anche a chi ci segue qui dalla terrazza del Partito Democratico. Allora, stasera io sono particolarmente contenta perché abbiamo l'occasione eh, di discutere di un tema rilevante, di un tema importante, di farlo con ospiti d'eccezione, con ospiti importanti, eh, che voglio subito salutare e ringraziare. Il professore Costantino Visconti, che è l'autore di un testo insomma particolare, ricco di spunti, interessante, che fa discutere, che è la ragione per cui siamo qui stasera, presentiamo il suo libricino, come lo chiama il professore Visconti. Accanto a me Attilio Bolzoni, firma di Repubblica, giornalista che si è occupato da sempre di tutte le questioni legate alla lotta alla mafia, da tempo, insomma, e, ed è un piacere averlo qui. Siamo in attesa di Alessandro la Terza. Editore noto che conoscete, ma soprattutto vorrei dire meridionalista, insomma pensatore che ha un pensiero non banale sul mezzogiorno che ci racconterà. Insieme a loro discuteremo del libro di Costantino Visconti, che vi faccio vedere subito, che è questo qui, che vi invito anche naturalmente ad acquistare. E perché io invito a leggere? Eh, ad acquistare anche perché no il libro del professore Visconti non solo e non tanto perché ha un merito che cioè quello di eh, ragionare intorno a questioni non banali questo già di per sé Costantino non è un elemento no, di poco conto perché troppo spesso leggiamo e discutiamo sempre delle stesse cose cose molto spesso banali ma perché ha un merito lo dicevamo prima un attimo fa mentre uh, insomma uh, Bevevamo una cosa fresca per riprenderci dalla calura romana. Ha il merito questo libro di riuscire ad aprire una discussione. Ha il merito questo libro di riuscire a far discutere, di far venire voglia persino ecco, di discutere, che è un elemento appunto non di poco conto, è un elemento importante ancora di più. Quando parliamo di eh, lotta alle mafie, quando parliamo di antimafia, perché diciamocelo insomma, no? diciamolo subito, così evitiamo qualche ipocrisia, il dibattito che ha caratterizzato eh, il mondo dell'antimafia negli ultimi anni è stato un dibattito troppo spesso pieno di banalità, pieno di luoghi comuni, infarcito di luoghi comuni. E questa è la ragione per cui questo libretto mi ha affascinato e mi ha interessata da subito, intanto per il titolo, eh? perché questo titolo che recita così la mafia dappertutto falso, sembra essere un po' un titolo, eh, ce l'avete in mente, ecco, lo dico soprattutto a chi ci guarda dalla pagina Facebook, quei siti che hanno un po' il compito di smascherare le bufale. No? Sul web ci sono un sacco di siti che si pongono proprio come obiettivo quello di smascherare le bufale, quello di ristabilire in qualche modo la verità. Che è un po' anche l'obiettivo che si pone questo libricino. Quindi all'inizio un interesse quasi emotivo vorrei dire: no? un interesse, poi leggendolo, devo dire aprendolo, leggendolo, studiandolo, assistendo anche a qualche presentazione, ho capito di essere per davvero di fronte ad un lavoro prezioso, ad un lavoro importante, che si pone l'obiettivo di fare il punto su quella che è la lotta alle mafie oggi, cioè qual è lo stato dell'arte rispetto a questa battaglia che noi conduciamo da decenni no? rispetto alle mafie. E lo fa utilizzando due registri, due lenti, mi viene da dire, anzi la lente da un lato... Quella che serve, mi viene in mente questa immagine, no? quella che serve a, a guardare da vicino, quella che serve a leggere, che è poi la lente dello studioso di diritto, del professore, dell'accademico, di quello che ha dedicato una vita intera a vivisezionare sentenze, a stare là, a capire il codice, a starci dentro, e, e poi però, insomma, questa è un'operazione sicuramente, eh, come dire, importante, seria, indispensabile, però, Costantino, anche un po' noiosa, no? E che pure tu la percepisci come noiosa è assolutamente evidente da queste pagine, perché a un certo punto il professor Visconti toglie le lenti che abbiamo detto servono a guardare da vicino e insomma utilizza il suo sguardo, quello che gli permette di guardare lontano, quello che gli permette di guardare la realtà da uomo appassionato, da uomo curioso qual è, quello che gli permette di indagare la realtà e anche di comprenderla. Quello che gli permette in questo libricino è assolutamente evidente: di capire che la vita, insomma, qualche volta va al di là dei fascicoli processuali, che la vita è fatta, insomma, di tante sfaccettature che certe volte si adattano poco alla rigidità no? della, della norma. E questo doppio registro convive in maniera, devo dire, molto, molto interessante in questo, in questo libricino. E ne viene fuori che cosa? Una riflessione che è certo disincantata, ne parleremo, ma è soprattutto, e mi piace ricordarlo, soprattutto appassionata. E soprattutto quella appunto di un uomo che... È cresciuto nella sua Palermo in anni difficili, che sente il dovere, ecco, da figlio di quella città, da figlio di quella terra, da figlio del nostro mezzogiorno, di fare un punto, come dicevamo all'inizio, e di dire, di ribadire che questa battaglia, quella contro questi delinquenti che ci hanno per molto tempo condizionato il presente, che hanno condizionato gran parte del passato di questo paese, insomma è quasi totalmente vinta, ce lo possiamo dire, che è una battaglia vinta proprio in nome della fatica che si è fatta per combattere, allora in nome di quella fatica, di quella battaglia, di quanto ci è costata, persino in termini di vite umane, perché questo è giusto ricordarlo, allora con la stessa... insomma, con con, quello, con quella sincerità e con l'autenticità la di chi quella battaglia l'ha vissuta sulla sua pelle, perché tu facevi parte dei movimenti antimafiosi a Palermo quando la mafia ammazzava per davvero, quando c'erano gli omicidi per davvero. Allora è questo fatto, io credo, ave aver sentito quella battaglia sulla tua pelle per davvero, che ti fa sostenere oggi che questa è una battaglia che abbiamo vinto. E io su questo, insomma, inizio un po' anche a interagire, perché la mia era un'introduzione brevissima, giusto per spiegare ai nostri amici di Facebook di che cosa parliamo, che cosa parliamo oggi. E io su questo sono assolutamente d'accordo, io penso che questo concetto noi dobbiamo esprimere con più forza, con tutta la forza che abbiamo e se volete con il sorriso più bello che abbiamo. Perché questo è un messaggio di speranza, un messaggio di ottimismo. Ed è un messaggio bello che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi, insomma a chi eh, coltiva l'idea per esempio dell'impegno civile, dell'impegno politico. E, e io per questo penso che dobbiamo rivendicarlo con molta forza, con molta convinzione, perché anche per, per, un, per una riflessione molto semplice, io poi lo so. Eh, lo sa so Costantino, lo so anch'io che ogni volta che noi proviamo a ribadire questo concetto se c'è sempre qualcuno in fondo che alza il ditino, anche qua. anche qua, e ora Attilio alzerà il ditino per dire ma attenzione, non essere negazionista, ma attenzione, tu stai per caso negando la presenza, la pervasività delle mafie in questo momento? Allora no, Attilio. Non è questa l'operazione che io, e non credo nemmeno l'autore, vuole compiere. No, 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 ma ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo, finisco soltanto il concetto, finisco soltanto quel che voglio dire. Cioè io penso che quando sosteniamo che tutto è mafia, ecco, allora diventa evidente che nulla più lo è. Quando noi ricopriamo tutto di una patina grigia che tutto rende indistinto, onesti e disonesti, sentenze e illazioni, verità e menzogne, allora sai che cosa succede, Attilio? Che un po' viene voglia di lasciar perdere, un po' si perde la speranza perché pensaci: se tutto è immodificabile, se tutto è grigio, se tutto è senza speranze, se non c'è mai nessun passo in avanti, allora. Cosa deve spingere a impegnarsi per davvero? Cosa deve spingere a sentire dentro la voglia di continuare a cambiarle per davvero le cose? E allora, per questo, io voglio ancora una volta, e poi chiudo questa prima parte, ma cominciamo a ragionare insieme a Tirio e al professor Visconti. Per questo, io credo che questo libricino alla fine sia un libricino che parla di speranza. E io, per questo, voglio ringraziare l'autore, perché fa sentire. Ad ognuno di noi, al lettore che ha vissuto sulla propria pelle come fondamentale questa battaglia, che sì è stato difficile, che sì è ancora difficile, che sì bisogna ancora combattere, però che cavolo! che tanti passi in avanti sono stati fatti, che tanti ancora ne faremo, che questa battaglia in, pa in parte è assolutamente vinta, perché ci dobbiamo dire che la mafia, quella di una volta non esiste più a questo ce lo dobbiamo dire, quella che ammazza per strada non esiste più, quella degli anni 90, quella stragista non esiste più per come l'abbiamo conosciuta. E allora rivendicarlo significa non voler negare il fatto che ci sia stata, non voler negare il fatto che... È Esiste e che è pericolosa ancora oggi, perché esistono ancora oggi naturalmente i clan, eh? non è che sono scomparsi da, 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 dal nostro paese, però significa ritrovare la motivazione io credo per fare di più e per fare meglio ritrovare la motivazione per dire che noi questo paese se ci impegniamo tutti insieme lo cambiamo per davvero questo è il senso per questo io credo che questo libricino alla fine sia un libricino che parli di speranza e di futuro per questo ringrazio l'autore e per questo facciamo un primo giro sulle cose che ho detto passando da subito la parola che allora. Attilio, ad Attilio che freme vedo no, per... ho, il sole che... eh ho no. un pezzo di sole che mi picchia <ride> allora eh, il libro è interessante e bello perché rompe il silenzio. Uh -huh. È uno dei pochi testi degli ultimi 3-4 anni che rompe... Ho, ho usato la parola silenzio ma ne vorrei usare un'altra, l'omertà uh -huh. su certi temi, perché nel, nell'antimafia degli ultimi anni c'è stata molta omertà. Quindi è un libro che fa discutere e questo fa sempre bene. Allora, io sono siciliano. ...della Sicilia interna, mi occupo da sempre di mafia, ma non come giornalista. Da quando ero bambino ho visto, ieri ho pensato, ho conosciuto Giuseppe Genco Russo. La mattina lo vedevo in un bar vicino a Caltanissetta, era il capo della Cosa Nostra siciliana... ...negli anni 50, 60 e 70, e si avvicinavano a questo a quel capo mafia... Eh, ...deputati, senatori, procuratori della Repubblica, giornalisti questi prefetti e lo sequiava, Aspetta, no? scusami, intanto è arrivato Alessandro La Terza che ringrazio per essere qui con noi avete Buonasera. sentito all'inizio chi è quindi insomma continua molto ragione ehm... ci ho pensato perché noi abbiamo vissuto 25 anni per un po' tutti noi per questioni generazionali soprattutto i ragazzi abbiamo vissuto un'anomalia stupefacente abbiamo vissuto i 25 anni un quarto di secolo, poco di più di una mafia che spara, di una mafia che mette bombe, di una mafia che fa l'attacco allo Stato, la mafia delle, eh, degli attentati sull'autostrada, delle macchine che saltano in aria, dei Kalashnikov. È una mafia che non c'era mai stata nei due secoli precedenti e che non c'è più stata nei 25 anni successivi al 1992. A parte qualche piccolo regolamento interno, a Palermo dall'estate del 1992 non è scoppiato più un mortaretto. Un fuoco d'artificio. Che cosa è successo? Eh? Sì, subito dopo, nel 93 a settembre. Eh, questa è un'anomalia nella storia della mafia. La mafia che c'era prima, che c'è adesso, è tornata ad essere quella di prima. È una mafia che non fa rumore, è una mafia che si infiltra, è una mafia che cerca di fare affari, cerca di non far rumore. Quindi non si può dire abbiamo vinto quella battaglia, abbiamo vinto la battaglia contro la mafia stragista dei corleonesi. Certo che l'abbiamo vinta, la repressione poliziesca e giudiziaria in questi anni è stata formidabile. Per la prima volta lo Stato italiano non ha reagito dopo le stragi del 92, perché prima delle stragi del 92 Palermo ha vissuto una, una, una guerra non dichiarata, non riconosciuta, micidiale. Io sono arrivato a Palermo, pensate, nel 1979 a maggio: avevano già ucciso a gennaio un giornalista, Mario Francesi. A marzo il segretario della Democrazia Cristiana provinciale, Michele Reina. Il 21 luglio il capo della Squadra Mobile, Boris Giuliano. A settembre, il 25 settembre, il consigliere istruttore, Cesare Terranova. Il 6 gennaio dell'80 il presidente della regione Pier Santi Mattarella, il fratello del capo dello Stato. A maggio, il 3, un capitano dei Carabinieri, Basile. L'8 agosto il procuratore della Repubblica, Costa. Nell'82, il 30 aprile, la Torre. Il 3 settembre dalla Chiesa. Vai all'83, a giugno, il capitano Daleo che aveva sostituito Basile. A luglio, il 29, il consigliere istruttore che aveva... Sostituito Terranova, Chinnici, saltato in aria, questo è un primo blocco. Contemporaneamente, nella Sicilia occidentale, nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, tra morti lasciati a terra e scomparsi, luparebbe anche 1700 cadaveri, tutti da una parte, feriti e morti. Corleonesi, perdite, zero, tra i feriti e tra i morti. Certo. Uno sterminio etnico, non una guerra di mafia. Poi si arriva all'atto finale del 92. Poi quella mafia è stata, grazie a questa repressione poliziesca e giudiziaria, è stata disarticolata, sono stati tutti rinchiusi, manca l'ultimo, Matteo, Matteo Messina Denaro, rinchiusi nella segreta del 41 bis e i figli e i figli dei loro figli e i figli del, per generazioni e generazioni saranno marchiati come gli animali, come i cavalli, chi si, chi si chiamerà Rina, Provenzano. Ganci, Bagarella, nomi sconci e facce sconce che abbiamo eh, avuto la possibilità di vedere nei telegiornali o sulle pagine dei giornali. Ma la mafia ha una capacità di trasformazione eh, micidiale. Tu la cercavi quando la cercavi nel feudo eh, era già. Ai mercati generali e nei cantieri. La cercavi nei cantieri negli anni 60 e nei mercati generali faceva già la droga, la cercavi nel traffico di stupefacenti e faceva già la finanza. È ovvio che si rigenera, che non è morta quella cosa, ma si è trasformata. Non a caso moltissimi esponenti del alcuni già accertati da un punto di vista giudiziario, altri verranno secondo me allo scoperto nei, nei mesi successivi, moltissimi eh, rappresentanti di quel mondo si sono, si sono infiltrati nei movimenti antimafia. Vi faccio un esempio. Eh, 25 anni fa, eh, 35 anni fa, subito dopo l'uccisione di Dalla Chiesa, in un, in un programma televisivo famoso del tempo, un avvocato, che era il principe del foro, l'avvocato seminario di Palermo, diceva, non è che diceva, difendeva i salvo, mafiosi, esattori, ehm, erano praticamente dei vicerei in Sicilia, non è che difendeva i suoi clienti, diceva la mafia non esiste, Dalla, da quella, quell avevano già ucciso un sacco di persone, siamo a... Praticamente alla vigilia dell'approvazione della legge <coughs> Rognoni-La Torre, cos'è? Il 9 settembre, no? la mafia non esiste. Dalla mafia non esiste. In un quarto di secolo si è passati alla mafia fa schifo. Vi, esatto. ra vi racconto due episodi. Una mattina mi sveglio a Palermo, apro la finestra e vedo tutti i muri della, della, di Piazza Politeama, tappezzati col faccione di Cuffaro, governatore siciliano. Con la mafia fa schifo. Dopo pochi mesi viene messo sotto processo per mafia e poi verrà condannato no? per avere favorito la mafia. Eh, in quelle settimane eh, capito per caso in un'udienza al Palazzo di Giustizia di Palermo e vedo un, un mafioso molto importante, Francolino Spadaro, figlio di mafioso, nipote di mafioso. Che mentre viene, mentre viene condannato, urla la mafia fa schifo. Che cosa è successo? Dalla mafia fa schifo, alla mafia non esiste. Ho capito che questi si sono appropriati delle parole dei loro nemici. Hanno capito che l'antimafia poteva rappresentare un capitale anche per loro. E in Sicilia è, na è nata una figura molto singolare e inquietante: il mafioso antimafioso. Il mafioso antimafioso. Allora, la mafia cambia. Eh, abbiamo sconfitto non solo in Sicilia, eh, mi pare, non ci eh, anche in Calabria anche, Ma abbiamo soprattutto, avuto casi con, di cronaca eclatanti con grande eh. velocità anche in Campania è cambiata mm. forse anche prima la mafia cambia noi abbiamo sconfitto quella mafia stragista non la mafia e dobbiamo tenere sempre le, le, le antenne molto dritte questo era il primo concetto eh, che volevo esprimere Parlando del libro del professore Visconti. Poi, poi mi piacerebbe stimolarti e stimolare sì, ancora questa riflessione che mi pare un'antimafia, sì. nel senso che, eh, mm. però, magari ci arriviamo tra, tra un attimo, Quindi, perché se no parli troppo. E mi, insomma. Sì, no, l'unica cosa che. ecco, s, s, Io vorrei partire da questo punto. Non abbiamo sconfitto la mafia, io sono convinto, nonostante la ricchezza dell'andrangheta calabrese che l'intelligenza delle mafie italiane sia ancora in Sicilia e non in Calabria, ne sono profondamente convinto e se partiamo dal fatto che non abbiamo sconfitto la mafia ma quella mafia, sì, ma... quella mafia, la mafia stregista, possiamo continuare a discutere e arrivare anche a, 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 allo specchio che riflette l'immagine non della mafia ma dell'antimafia. Perfetto, insomma mi sembra che anche Attilio ha introdotto da subito un sacco di elementi interessanti, di riflessione, ci torneremo naturalmente perché eh, insomma... Um... Credo che anche Costantino vorrà uh, dire insomma, raccontarci, raccontarvi uh, il, suo, il suo punto di vista. Mi piace, però, l'abbiamo salutato prima che è arrivato per uh, insomma, uh, problemi di traffico, credo un pochino in ritardo, uh, Alessandro La Terza, che ringrazio. Uh, ancora una volta per essere qui. Ti presentavo Alessandro come non solo come un editore, perché quello lo sanno tutti e, il lavoro che fai: sanno tutti insomma, che uh, fai un lavoro importante con una casa editrice importante. Ma in realtà ti presentavo ai nostri amici che ci seguono uh, da Facebook, soprattutto come un meridionalista, insomma, come uno, un uomo un intellettuale capace di un pensiero non banale sul sud e sul mezzogiorno, sul nostro paese più in generale. Allora io vorrei stimolare un po' la tua riflessione su questo, non so se hai ascoltato la parte finale, credo di no, del mio intervento, quando un po' eh, così eh, discutendo, bittibeccando con Attilio, io dicevo attenzione, perché se tutto è mafia... Cioè siamo d'accordo, certo, che la mafia non è stata sconfitta, nessuno di noi eh, affermerebbe il contrario, non siamo matti. Siamo d'accordo che c'è ancora tanto lavoro da fare, però siamo anche consapevoli che insomma, un pezzo del lavoro, grazie a Dio, è stato fatto. Che un pezzo del lavoro, grazie a Dio, è stato eh, messo a segno per bene, grazie al lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine. loro. Insomma, che la mafia stragista, grazie a Dio, non esiste più. Quella mafia, dice Vattilio, non esiste più. E io, Uh, richiamavo un concetto. Attenzione, lo, lo ripeto per te provando a stimolare un po' la tua riflessione, perché quando noi diciamo che tutto è mafia, no? Corriamo il rischio di esprimere un concetto pericolosissimo e poi di fare paradossalmente il gioco dei mafiosi veri. Perché se diciamo che tutto è mafia, poi insomma se ci pensate bene, nulla più lo è, no? se noi ricopriamo tutto di questa patina grigia che tutto rende indistinto. Insomma, secondo me, noi facciamo un servizio ai mafiosi veri. E allora io, siccome da un po' mi esercito uh, sull'idea di un rinascimento no, meridionale, sull'idea di provare a stimolare le energie migliori che ci sono nel mezzogiorno, e credo che questo è il lavoro che noi dovremmo fare, continuare a fare, fare ancora di più, allora non ti pare che. C'è un po' una sorta di senso di colpa, o un tentativo di indurre un senso di colpa ogni volta che noi proviamo a raccontare quanto di buono e di bello c'è nel Mezzogiorno. Non ti pare che forse, insomma, un pezzo della soluzione sarebbe provare a ritrovare un po' di sano non solo meridionalismo, ma un po' di sano patriottismo mi viene da dire. Quello che non ti fa sentire in colpa quando hai sì da condannare eh, i criminali, i mafiosi, i collusi e tutto quello che di schifoso c'è, ma che poi ti fa sentire orgoglioso e felice e Così veramente orgoglioso di rivendicare il lavoro positivo che noi siamo riusciti a portare a termine, ti fa quindi ritrovare anche la voglia di cambiarle per davvero le cose. E allora su questo io ti chiederei una tua riflessione e ti chiederei insomma un tuo punto di vista. Beh, innanzitutto ti ringrazio per, per l'invito e anche per la, per la sollecitazione, perché ovviamente non mi metto minimamente sul piano di Bolzoni di Visconti perché uno si ricorda tutte quante le date del calendario 1 a 1 di tutto quello che è accaduto ed è giusto perché questo è il suo mestiere certo. eh, ne mi metto con Visconti che ha, ha scritto per noi questo libro La mafia dappertutto per spiegare fondamentalmente quanto questa materia sia complessa e non possa essere per così dire eh, ridotta e semplificata nel momento in cui si va a parlare di eh, specifici interventi in questo e quel contesto e quindi mi tengo, diciamo, largo, ma non solo per prudenza, ma perché penso realmente che questo sia uno dei temi che mette conto di discutere. E, eh, e quindi mi eh, tengo al versante eh, politico e culturale, che credo sia una delle dimensioni di questa riflessione, discussione e confronto sulla, sulla mafia. Eh, in linea generale eh, le organizzazioni di criminalità organizzata hanno ormai come dire, un'articolazione, una modulazione territoriale a livello nazionale, europeo, ma anche locale, eh, tale che ovviamente non si può riassumere alcunché in una formula, eh, in una formula semplice. Il punto è che cosa è accaduto specificamente in Sicilia. E io posso anche condividere la ehm, considerazione che si faceva sul fatto che è stata abbattuta quella mafia, cioè la mafia straggista. Però eh, dico che un grande punto, una cosa che considero una grande conquista e che nessuno sia appunto mai più permesso di dire che la mafia non esiste. Questo è stato un risultato, mi rendo conto, apparentemente modesto, ma in realtà rappresenta un salto di qualità nella percezione da parte dei cittadini e dell'opinione pubblica che eh, in realtà fino a poco tempo prima non era possibile come dire, registrare. Quindi questo è un punto significativo. Qual è il problema? Cioè, ma, ma la mafia però si è poi, per così dire, rimessa in moto diversamente, è ovviamente è ben possibile, io non sono in grado di dire esattamente in che termini, ma è ben possibile. Non so francamente se la mafia siciliana sia il cervello dell'andrangheta eh, oppure no, eh, la mia percezione non è questa, ma non è, appunto, non è mia competenza e non me la sento diciamo, di discutere con argomenti questo tema. Il punto è che non solo è stata sconfitta quella... Quella mafia stragista, ma è stato messo in piedi, e questo non è rilevante, un significativo apparato eh, per contrastare le criminalità organizzate e ovviamente la mafia eh, in primis che non è stato un altro, un altro risultato per così dire di poca importanza. Cioè noi abbiamo non solo apparati repressivi, ma eh, strumenti eh, per così dire giuridici. Per poter intervenire su una materia che è particolarmente intricata. Questa è un'altra acquisizione che è stata molto rilevante. Qui però cominciano eh, le, eh, come dire, i problemi, le rogne, le difficoltà, le distinzioni che dobbiamo praticare. E che, che sono di due ordini. Uno è che non è più materia, proprio perché abbiamo acquisito che la mafia esiste e abbiamo gli strumenti per contrastarla. Non possiamo più ragionare esclusivamente in termini per così dire di mozione degli affetti. Noi abbiamo N situazioni, sappiamo che le aree, le zone grigie per così dire, che in qualche maniera sono in comunicazione con la criminalità organizzata sono molteplici, i livelli sono molteplici, non si può ridurre il tutto al, come dire, puntare l'indice e partire con un'azione liquidatoria, perché ahimè. Ci sono uh, i giudici, ci sono i tribunali, ci sono le leggi, ci, ci sono gli, i vari livelli di giudizio e lì con quelli bisogna fare i conti. Non si può far finta di nulla riducendo il tutto al fatto che annunciamo un giorno che quel signore è mafioso. No, perché questo è un rischio molto grave, nel senso che si perde poi in qualche maniera la distinzione e anche il, il senso dell'efficacia e della potenza degli strumenti che abbiamo messo in qualche maniera certo. in campo. Quindi primo problema, come far funzionare ciò che è frutto di quel sangue versato, di quella reazione che c'è stata. Secondo punto eh, è, eh, dopo i primi anni 90, la vita in Sicilia è rimasta uguale? Questo è un punto che mi rendo conto esce forse un pochino dalla, dal punto di discussione. È uguale perché io parlando con i siciliani, certo. con i miei amici siciliani, anche lì, Palermo non è la stessa cosa di Catania, non è la stessa cosa di Ragusa, per essere chiari. Sono preciso, parlando con i miei amici palermitani, eh, loro sostengono, io questo lo come dire, relata refero, sostengono che in realtà un cambiamento nella vita a Palermo c'è stata. In che cosa consiste questo cambiamento? Per esempio nel fatto che mi rendo conto non ha alcun eh, elemento di clamore, nel fatto che le persone hanno cominciato a uscire per strada, mentre mm. prima avevano fisicamente, mi dicono, paura di come dire, gi girare per, per, per la città. Qualcuno mi ha detto, sai, la Palermo si è anche un po' impoverita dopo quella stagione, perché eh, ahimè c'è da ricordare che dove ci sono traffici illeciti, perlomeno. In Sicilia, perlomeno a Palermo, girano anche dei soldi, cioè, la città in parte si è impoverita, il commercio, quello stesso commercio che subiva le estorsioni ha perso anche delle opportunità di, eh, come dire, di affari, però detto questo la vita complessivamente nella città è migliorata. Questo è un punto da discutere, perché ripeto, io ne ho testimonianza, ma non è che ero lì e quindi posso dire di aver registrato questo, eh, questo cambiamento. L'altra questione che eh, io non mi stanco di porre agli stessi amici palermitani che mi descrivono questo cambiamento di stagione, l'altra cosa che non riesco a capire è come mai dopo tutti quegli accadimenti, quando i cittadini siciliani sono andati al voto, hanno fatto determinate scelte che un po' sconcertano, perché sembra un po' contraddittorio come è stata battuta la mafia o la mafia estragista, dopodiché ci ritroviamo persone perlomeno che per quella che l'informazione che abbiamo oggi non sono francamente dei modelli di virtù eh, dal punto Cogli di vista punto, perché la politica, e, e quindi insomma... la domanda è eh, sì, la politica però è anche città Io certo, sono, certo, certo, eh, certo. quando abbiamo discusso a Palermo sono stato molto franco ho detto ma lo dovete spiegare però eh? perché o mi dite no guardate non è successo niente in realtà appunto è stato solo un episodio quello dei primi anni 90, dopodiché tutto è continuato come prima Oppure se non è così, perché mi dite che la vita è cambiata, spiegatemi come mai nell'esercizio del voto i cittadini palermitani o siciliani hanno fatto delle scelte che non sembrano coerenti con questo cambio di, come di stagione che in qualche maniera si dovrebbe essere verificato. Questo è un punto fondamentale. Riguarda le forze politiche, sia chiaro, perché evident evidentemente qualcuno non, non ha fatto come dire, il suo dovere, però riguarda direttamente i cittadini che esercitano le scelte che democraticamente non possiamo, come dire, certo, auspicare che non, che non facciano. Quindi questo è un, è un altro diciamo, punto secondo me eh, molto delicato e per dirla tutta eh, eh, in, in tutta amicizia io sono anche colpito dal fatto che eh, nel, nei primi anni 90, non solo in riferimento ovviamente alle stragi di mafia, ma anche in riferimento al grande terremoto di Tangentopoli, che sembra storia antica, mi rendo conto a questo punto, ma è un fatto come dire, che dovrebbe essere ancora nella memoria politica del Paese. Dalla Sicilia sono venuti eh, alcuni dei principali esponenti di quello che a suo tempo fu battezzato Partito dei Sindaci o qualcosa del genere. Sì. E noi eh, chi avevamo? Enzo Bianco la Luca Orlando. Orlando. Era, era, non so se quello fosse un progetto politico, però non c'è dubbio che c'era una tendenza molto meridionale. Certo. È stata diciamo, l'ultima occasione in cui il Mezzogiorno politicamente ha detto qualche cosa, per sì. essere molto anche qui brutali, perché dopodiché siamo caduti, mi sembra, sostanzialmente nel silenzio. E io sono molto colpito che a 25 anni di distanza gli eh, alfieri del nuovo e eh, della nuova stagione, siano ancora... Enzo Bianco e lui vorranno persone che stimo, sia chiaro, ma che mi danno l'idea che ci sia proprio una difficoltà, nel senso che così come è strano quell'espressione di voto successiva alla stagione delle stragi, così è curioso che sembra che questo sia un mondo che, come dire, non riesce, come se la Sicilia fosse cristallizzata, per, così, per, per cui si intravedono tutta una serie di segnali positivi, però, come dire, quella spinta che ti dà l'idea di avere un'area import, così importante del, del paese che si esprime completamente, io ho ancora questa, come dire, questa percezione personalmente. Non ce l'ho. Poi se volete parliamo di economia, di quello che volete. Però... Ci arriviamo, ci arriviamo. Per adesso ti chiederei di fermarti qua perché anche tu hai introdotto un sacco di elementi, tutti quanti interessanti, su cui per davvero potremmo aprire per ognuno di questi una, una riflessione. Mi pare che tu eh, soprattutto sulle ultime cose centri dei punti che interessano, come puoi immaginare da vicino, la vita di chi fa politica e di chi soprattutto si pone come obiettivo quello di provare a cambiare le cose, di provare a cambiare il mezzogiorno. Uh, hai certamente ragione quando parli della Sicilia. Io credo che quel il discorso che tu fai dell'idea un po' dell'idea de, 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 dell che si è un po' cristallizzato, sia tranquillamente estendibile a tutto quanto il mezzogiorno, perché insomma c'è stata sicuramente una genericamente una difficoltà al ricambio delle classi dirigenti, io personalmente sono anche, con, naturalmente con tutte le eccezioni, io sono <ride> naturalmente una, uh, una figlia della mia terra, del sud, ho uh, 36 anni, sono stata prima parlamentare, poi eretta parlamentare europea, quindi insomma ci sono sicuramente, c'è qualcosa che si muove. Dico anche che non basta, eh? Dico anche, eh, proprio perché sono figlia di, quel, di quella terra e ne conosco le potenzialità, io continuo a pensare, chi mi conosce lo sa, in questo partito lo sanno anche le pietre, perché lo ripeto in continuazione, che il tema fondamentale del Sud sia legato alle classi dirigenti. Insomma. Eh, siamo un po' ancora alla riflessione che faceva Salvemini. Credo che sia mancato un po' eh, un riformismo popolare nel mezzogiorno, no? che noi siamo stati un po'... Abbiamo vissuto questo dialismo tra i Masaniello con la bandana per capirci, da un lato e l'idea di imporre in qualche modo un cambiamento dall'altro. Il riformismo esiste se è popolare. Questa è la sfida che noi abbiamo come Partito Democratico e quello su cui siamo impegnati, che è una sfida insomma, decisamente complicata. Altra riflessione che mi veniva in mente, insomma, quando tu parli della politica e a me vengono in mente le inefficienze della politica che non c'entrano niente naturalmente con la mafia o con le mafie eh, per essere chiari insomma il fatto che eh, esempio i depuratori dalle mie parti non funzionano, non c'entra niente con la camorra va bene, c'entra con un'incapacità della classe dirigente locale di fare il suo dovere fino in fondo e allora mi viene in mente che la questione morale eh, no? che è eh, sì certamente onestà e eh Sì, certamente, ma quella è una precondizione. Ma la questione morale oggi significa soprattutto ragionare delle capacità di chi amministra la cosa pubblica. Perché se sono onesti e non sanno fare niente, eh, insomma, sono dannosi, dannosi tanto quanto i delinquenti. E allora, su questo, eh, riflessioni in ordine sparso a chiosa delle, delle cose interessanti che dicevo, ma. C'è davvero tanto bisogno di discuterne e soprattutto insomma, di discutere non solo qua, sulle terrazze eh, del Partito Democratico, che sono splendide, ma c'è bisogno, secondo me, di fare cose importanti, soprattutto nelle regioni che vivono maggiormente le difficoltà. Ora, chiedere a Costantino, dopo tutte eh, queste, queste, le tante cose interessanti che hai ascoltato, Ecco, ti chiederei un po' di rispondere alle provocazioni che sono venute, alle provocazioni in senso naturalmente positivo che sono arrivate fino a questo momento e ehm, ti chiederei insomma di raccontare, perché io ti ho spiegato mentre salivamo con l'ascensore, ho detto ah, Costantino, non fare il, il professore di diritto, non fare l'accademico, perché qui ti ascoltano ragazzi su Facebook, ti ascoltano. Persone che, insomma, magari se non hanno mai aperto nella vita il codice di diritto penale, gliene ne frega nemmeno niente. E però io credo che questo libro possa essere interessante soprattutto per loro, anche per loro e soprattutto per loro. E allora, parlando a loro, no? Uh, Cosa ti viene, come lo racconteresti, questo sforzo che tu hai fatto di raccontare lo stato dell'arte nella nostra battaglia comune, nel percorso che abbiamo fatto in questi anni e soprattutto sulla strada che resta da fare? Grazie Pina, eh, hai descritto questo libriccino talmente eh, con entusiasmo e passione che non l'ho riconosciuto più neanche, <ride> detto, ma no, può darsi che ha letto un altro libriccino, eh, no, davvero grazie anche per chi ha organizzato, ha avuto l'idea di fare questo incontro dal mio punto di vista un po' anomalo e mi diverte molto, mi incuriosisce molto primo punto, vado al sodo ci sono due siciliani e quattro meridionali intanto non parliamo solo della Sicilia la questione delle mafie non è solo siciliana e questo è un punto eh, molto importante perché noi eh, siamo abituati noi, noi due in particolare eh, io a Attilio, perché abbiamo vissuto in posizioni diverse io ero uno studente, poi via via sono cresciuto un pochino eh, lui già faceva il giornalista in quegli anni, abbiamo letto il mondo attraverso cosa nostra. È una forma di cosa nostra, cioè i corleonesi. In questo lui ha ragione. Noi abbiamo sconfitto i corleonesi. Questa follia eh, che ha trasformato la mafia e l'ha fatta diventare addirittura un antistato quando non è stata mai un antistato. Al contrario. però. Qui inizia la mia differenza con Attilio. Lui dice abbiamo sconfitto questo pezzo di mafia e adesso è riemerso l'antico, no Attilio. Io non so cosa è riemerso e che cosa c'è in giro. Ma l'antico, ciò che c'era prima dei coronesi, aveva un elemento che ha messo bene in luce Alessandro la Terza e cioè la connivenza strutturale stabile, continuativa con lo Stato con pezzi di Stato, io direi con lo Stato, che inizia già eh, diciamo, con, con, con l'unità d'Italia, con una suddivisione di compiti, con un affidamento, ci sono libri meravigliosi di storici eh, siciliani, napoletani, cioè con, con, con un affidamento alla criminalità organizzata, alle varie forme dell'ordine pubblico e dell'intermediazione economica e sociale. Punto. Quel modello lì non c'è più. E questo noi dobbiamo dirlo, perché sennò i nostri ragazzi non capiscono più nulla, cioè non, sì. non, non riescono. Beh, non c'è più perché? Per le ragioni che diceva Alessandro la Terza, perché un elemento fondamentale in quel rapporto era l'impunità. Cioè, l'accordo era, bene, noi facciamo un lavoro sporco, anche quello meno sporco, di arricchirci e di gestire i territori, però eh, noi stiamo tranquilli. Eh, se andiamo in carcere ci andiamo e usciamo presto. Eh, ci accumuliamo patrimoni e ce li godiamo, che io li ricordo come li ricordi anche tu, i nostri mafiosi con le macchine belle, con le ville belle e con le imprese floride. Questa, questa roba qua non c'è più, non c'è più perché lo Stato, la vera conquista dall'82, dal 1982, la legge Geronio della Torre, qui faccio il professore. Tu c'hai una brutte tede, professore. Eh? Stai attento. Eh? Noi stiamo con i ragazzi. Siete tutti noi Siete tutti noi noi, noi. noi lavoriamo con i ragazzi, noi, io parlo con i ragazzi e forse ci parlo più io che altri che dovrebbero parlarci di più. E per il lavoro che fanno, io parlo con i ragazzi e quindi uso il loro linguaggio, tra l'altro io ho la fortuna di non insegnare in una facoltà giuridica ma scienze politiche dunque appena eccedo sul diritto uh, mi, mi tirano le pietre va. Eh, quindi <ride> devo riuscire a, a snocciolare le questioni del diritto in maniera semplice dunque questo è il primo punto che poi ti pongo e tu mi dirai, quella cosa non c'è più, quindi non so cosa c'è adesso, però non mi dire che è riemesso l'antico, l'antico non ci può essere più vediamo cosa c'è in ogni caso io ti dico che adesso la fase che dovremmo uh, aprire, e ci vuole però pluralismo, ci vuole democrazia, ci vuole litigare anche un po', dividersi, confrontarsi senza per forza ammazzarsi, no? E eh, che noi dobbiamo conquistare il loro campo. Cioè noi abbiamo fatto una, una battaglia dall'82 in poi, eh, sostanzialmente difensiva, abbiamo contrattaccato, li eh, abbiamo sconfitti quella forma lì e adesso dobbiamo proprio conquistare il loro campo. Questo è il punto. Io voglio i loro figli, io voglio stare con i loro figli, i miei figli voglio che i, loro fi i miei figli stiano con i loro figli. Questa è la scommessa. Ed è la scommessa che col diritto penale, ecco il professore, non c'entra niente ragazzi. Certo. Dal diritto penale, dalla giustizia penale si è preso tutto quello che si doveva prendere. Basta, lasciamoli lavorare, i magistrati, i poliziotti. La differenza, Attilio, ma tu ci pensi che la mattina, ogni santa mattina ci sono eserciti di poliziotti carabinieri, finanzieri pubblici ministeri, che hanno come unico pensiero quello di eh, prendere latitanti, di arrestare i mafiosi ma c'è una differenza, e lo fanno e lo, certo fanno. lo fanno, a Palermo l'ultima inchiesta che tu hai visto, ci sono quelli di Cosa Nostra, i, i figli, i nipoti, quelli di Escoli, che cercano di riprodurre queste forme verticali, che erano le cose più pericolose che hanno ciò cioè, e li arrestano mentre lo pensano, stanno pensando e li prendono ma non è una questione solo siciliana, perché adesso si dice, noi tutti diciamo, e ha ragion veduta, che l'andrangheta si è arricchita ed è l'organizzazione più forte. Più ricca sicuramente, hanno accumulato patrimoni, perché lì c'è il problema del traffico di stupefacenti ragazzi, che è la vera, una delle questioni vere, ma un giorno ne discuteremo. Ma vedete anche sull'andrangheta, stiamo attenti, cioè, l'andrangheta ha vissuto un'impunità straordinaria, si è arricchita. Eh, ma adesso loro vivono male, non vivono più come prima. Certo. è perché li processano a Reggio Calabria? E li processano a Bologna? E li processano a Milano? E li processano a Torino? A Genova? E eh, ragazzi, e quando mi dicono l'andrangheta e le mafie, ma soprattutto l'andrangheta, assedi il nord. Ma nel nord l'andrangheta c'è cioè dal 1950, ci sono dati giudiziari e storici per cui le prime locali, anche probabilmente portate col flusso migratorio, si installano a Torino nel 1950. Lo dice spesso Armando Spataro, lo ripete. Sì, allora io capovolgo il discorso, ecco il problema della narrazione, cosa dire ai nostri figli, ai miei studenti, ai nostri studenti. E eh no, non è che Andrangheta assedia il nord, siamo noi che da un bel po' di tempo a questa parte assediamo loro, cioè li, li, li riconosciamo, li, 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 li buttiamo in galera, insomma c'è un contrasto fortissimo anche a livello eh, economico. Eh, la, la questione è un, è un po' diversa. Eh, messa così, dunque, quello secondo me ormai è un dato che dobbiamo dare per acquisito e dare il senso ai ragazzi. E adesso ci dobbiamo pensare noi. Eh, così vale per Caserta. Io sono rimasto impressionato quando sono stato a Caserta. Eh, lì c'è stata un'operazione straordinaria. Per cui un clan fortissimo, come quello dei cosiddetti casaesi, poi mi hanno spiegato con un po' più articolata la questione, è stato in qualche modo sgominato. Adesso arrestano le, le, le sorelle, le, le, cioè. le figlie. Oh. Però c'è voluto un direttore di Bologna per far incrementare le, le, le visite alla regia di Caserta. Senza mi è capitato quella mattina di chiedergli scusi direttore, ma lei come ha fatto? Io ce l'ho aperta. allora mettiamoci d'accordo nel sud qui al sud cioè una volta che io comunque lo stato è lì e ferma la mano militare delle mafie e qui la responsabilità adesso è nostra della società e io non vorrei che diventasse una sorta di alibi per non confrontarci su quel dato lì come amministriamo le nostre città le nostre bellezze che cosa siamo capaci di dare Ecco, questo è il punto. Ecco, paradossalmente io da penalista, da, da esperto della giustizia penale vi dico non ci ragionate più su quello, non vi aspettate più grandi cose, nel senso che fa l'ordinario la giustizia penale, lo fa anche bene, abbiamo tutti gli strumenti possibili, ogni volta si deve assistere a questa polemica, manca questo, questo è un vecchio, un vecchio tema nostro, no? Perché? Perché avevamo uno Stato... Deficitario e chiedevamo leggi giuste, leggi migliori. Adesso abbiamo tutte le leggi. Quando sento uno che si alza e dice e dobbiamo fare questo, io dico: Oh santo, una, tra, una tra minchiata, lo posso dire? <ride> Qui eh, si, sì. in diretta su Facebook, oh, lo puoi dire. È eh, una tra minchiata. Guarda, Non trovate uno studioso, ma neanche uno studioso, un esperto, un avvocato, uno che, che frequenta i codici penali che ti, dire, che ti può dire manca qualcosa, non lo troverete. Invece, il dibattito pubblico, anche quello politico, Pina, cioè, scusami ma tanto, ragione, ma È sempre bene. lì che si. Che cosa dobbiamo fare di più per far vedere che lottiamo contro la mafia? No, per lottare contro la mafia noi dobbiamo gestire le nostre bellezze e sviluppare il mezzogiorno. Io sono molto, molto, molto d'accordo con uh, tutto quanto ha detto Costantino, professore Visconti, ma lo sono ancora di più sulla parte finale, quella. Nella quale ci richiama in qualche modo alle nostre responsabilità, no? perché poi eh, qua dobbiamo essere un po' onesti: eh, i magistrati hanno fatto il loro, eh, sicuramente le forze dell'ordine eh, hanno fatto insomma, bene, tanto, tanto e bene in questi anni è Mancato il pezzo che tu raccontavi, soprattutto a livello locale, hai perfettamente ragione, è arrivato Felicori, ma Felicori non è che è arrivato da Marte perché è stato diciamo, una congiura aliena, è arrivato lì perché c'è stato un presidente del Consiglio, ma fatemi fare naturalmente uh, rivendicare eh, il lavoro svolto dal governo Renzi, perché c'è stato un governo che ha. Insomma, capito che era fondamentale far gestire il nostro immenso patrimonio paesaggistico, artistico, le nostre bellezze dai migliori che ci sono. Eh? E allora è chiaro che qui. C'è ancora tanto lavoro da fare che noi siamo convinti che eh, bisogna fare e che bisogna continuare a fare. Sono però certamente convinta che Attilio, per esempio, <ride> ha dei rilievi da fare rispetto al ragionamento mio e di Costantino. Siccome lo conosco posso già immaginarlo, ma siccome i nostri amici di Facebook però non hanno il dono diciamo, della, della telepatia e la capacità di leggerti nel esatto, pensiero, fatto, no? io vorrei che tu raccontassi ecco, ai nostri amici di Facebook a chi ci segue, quali sono i tuoi rilievi critici rispetto a questa... Poi chiedo anche alla regia, Sole, ma quanto, quanto tempo devo abbiamo? Devo mettermi ancora? un po' più avanti, devo mettermi scusate un po' più avanti sì, perché... Allora, mh, intanto uh, i su suoi amici sono molto attendibili, perché lei ha fatto una distinzione che Palermo. Non è Catania, non è Ragusa, non è Trapani, la Sicilia è una cosa, ci sono tante Sicilie e Palermo è un'altra cosa ancora. Tante Napoli, tante sì, Nampagli, certo, il certo. eh. certo, mezzogiorno è una cosa eterogenea. Io sono arrivato a Palermo, lei ha usato questa mh, immagine, dice vabbè, adesso usciamo per strada. P pensi a Palermo questo caldo c'è per diversi mesi l'anno, si può stare anche a... No Passare un inverno senza cappotto a Palermo, quando sono arrivato nel 79 c'era un ristorante con i tavolini fuori. Adesso è un'esplosione di vita, quindi è una città meravigliosa dove si vive un miliardo di volte meglio di 25 anni fa. Quindi, chi non riconosce questo proprio non sa dove sta, no? E questo è evidente: è evidente, è evidente questo. Il. Lei ha, I suoi amici hanno col, colto l'anomalia dei due sindaci, tra l'altro per me, Orlando è uno degli uomini insieme a Falcone che hanno cambiato Palermo. Che hanno cambiato Palermo ma dopo 25 anni l'ho trovato, io l'ho conosciuto nei primi anni Ottanta che era assessore al decentramento del Comune di Palermo, poi me lo sono visto cinque volte sindaco, cinque volte, e adesso l'ho ritrovato sindaco, ed è un, un sindaco straordinario, secondo me non è un sindaco ormai, è una sorta, una sorta di, 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 monumento. Di, di, di monumento palermitano, comunque. Quindi sono d'accordo con lei, il, resta il mistero di questo e poi delle scelte del... del Dell'elettorato che subito dopo le stragi, um, anche lì, sì, poi, sai, uno a, a, a pensieri, quella scelta, la, la scelta dell'elettorato con la nascita di quel nuovo partito, Forza Italia, la discesa in campo di Berlusconi. Secondo me, nonostante tutte le. un certo tipo di indagini fatte in quegli anni, i pentiti, i collaboratori che ogni dieci anni, cinque anni ne tiravano fuori una. Se volete la mia opinione personale, l'ex Premier Berlusconi per tre volte è stato indagato per le stragi: per tre volte, una volta per Falcone e Borsellino, poi per la friabilità del quadro indiziario hanno archiviato, poi è stato indagato anche per le bombe al nord, Milano, Roma e Firenze, poi ancora per le bombe al nord. Se volete la mia opinione. La discesa in campo di Berlusconi le stragi le ha fermate. È al contrario, <ride> cioè le ha fermate. I magistrati, secondo me, hanno preso delle vie molto tortuose, molto tortuose. Però torno al punto eh, di, del professore Visconti. Il professore Visconti dice: Non c'è più la mafia di prima. Invece c'è la mafia di prima, perché tu non la, dici che non la riconosci la mafia di adesso è una mafia i certo non vanno in giro con la Coppola e con la Luparatracolla ma non ci andavano nemmeno 30 sì. anni fa non ci andavano nemmeno 30 sì. anni fa allora, io dico mm. che non ci sono le condizioni i fattori strutturali Beh. perché la mafia di prima ritorni a essere quello di prima. Io non so cosa sia adesso. non so se mi... io, questo... lui ci invece... voleva lo Stato. In, diciamo, io più in... che colluso. Io lo ritengo Stato... invece ah. che la, lo Stato abbia dato grande prova di sé nella, nella fase repressiva, grazie a tutto quello che hai detto, blububub, repressiva poliziesca, li ha veramente. Eh, ha veramente Spazzato via quella mafia, e che non abbia, però in questi anni, avuto la capacità di decodi decodificare e interpretare le trasformazioni. Questo credo che sia mancato. E penso, per provare a sintetizzare eh, e, e anche allargare il tema a una parte molto interessante del, del tuo libro: che mh, in qualche modo, la, eh, dopo quella sbornia corleonese, quel delirio. La, ehm, eh, la, 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 la mafia eh, si sia eh, riappropriata del proprio DNA che aveva perso e che mh, stia facendo esattamente quello che faceva prima avvicinandosi a chi comanda, al potere. Un percorso parallelo e, in, e inverso lo ha fatto l'antimafia, ma non appropriandosi del, riappropriandosi del proprio DNA ma <coughs> perdendolo il proprio DNA e anche l'antimafia si è avvicinata al potere, in un paese come l'Italia l'antimafia non può essere governativa soltanto, non può essere consociativa però l'antimafia è uso comune dal 1963 da quando c'è stata la commissione parlamentare antimafia ma c'era prima, non si chiamava antimafia, ma era antimafia, quando i contadini occupavano i feudi in Sicilia e nel resto del meridione, quella era antimafia anche se non lo sapevano, ma era antimafia, poi si chiama antimafia, eh, dopo il 63 diventa organizzata dopo l'82, dopo l'antimafia moderna nasce dopo l'uccisione del generale alla Chiesa e nel 92 esplode. E in un paese come l'Italia non ci può essere un'antimafia innanzitutto così ricca, un'antimafia parlo dell'antimafia sociale, così vicino ai centri di spesa e di comando e di potere. Un'antimafia un maestrata, domesticata, che è molto eh, dipendente dal, dalle large... Elargizioni che i vari ministeri. di denaro pubblico. di denaro pubblico e quindi in un un'antimafia non libera. Poi un'antimafia molto intollerante alle critiche, ostile al dialogo, incapace di riconoscere il proprio nemico. Più che associazioni, alcune sembrano sette, ma eh, hanno messo. sembrano delle sette, delle sette sì un leader culto della personalità in alcune associazioni in immagini ferme a 30 anni fa in capacità di elaborare ah, insomma, mi pare strategie. di poter su questo sono d'accordo ecco, mi pare il di professore poter riassumere di così perché eh, insomma, eh, vorrei lasciare lo spazio anche ad Alessandro e Costantino per una battuta finale. In realtà non abbiamo moltissimo tempo perché i nostri format sono ve veloci, come vi anticipavo. Mi pare di poter riassumere così Attilio. Cioè quello che dice Costantino e che tu condividi è l'antimafia in qualche modo si è fatta potere, è diventata potere in un paese come l'Italia, e quindi ha bisogno in qualche modo di essere controllata come tutti i poteri che esistono, non perché insomma sono. Uh, non perché c'è una volontà particolare da parte di tua o insomma, di altri di essere particolarmente attenti ma perché è giusto così perché tutti i poteri costituiti hanno bisogno insomma, di essere controllati hanno bisogno di chi vigilia questo mi pare il senso della tua ultima riflessione allora io chiederei uh, non solo su questo ma insomma sulle cose che abbiamo ascoltato una battuta finale a, ad Alessandro, e poi la conclusione a Costantino. Ma prima vorrei così leggervi due righe che sono secondo me le cose che racchiudono meglio di tutto, meglio di, di tutte le cose che abbiamo detto, il senso di questo libricino. Quando nel suo, nelle sue pagine finali eh, Costantino. Ecco, svela uh, il, suo, la su il suo auspicio, la sua speranza rispetto a questo libro. E lui dice, ecco, se queste pagine servissero a rafforzare la consapevolezza negli adulti che le mafie nel nostro paese si possono sconfiggere, a condizione di tenere la testa sulle spalle, di non rinunciare mai a studiare e ragionare, sarei pienamente soddisfatto perché credo che i nostri figli ne siano già convinti. Non mettiamo loro paura con i nostri fallimenti del passato tramutati in fantasmi. Solo 25 anni fa eravamo in piena mattanza, loro ammazzavano i nostri migliori e si sbranavano come bestie feroci, è vero. E dobbiamo raccontarlo per non abbassare mai la guardia, ma raccontiamo pure. I tanti successi e la molta strada che si è fatta senza timore di offendere, senza timore di perdere la nostra memoria tragica. A pensarci bene, dice il professore Visconti, è un nostro dovere anche questo. E allora, sul senso del nostro dovere, chiederei una battuta finale ad Alessandro e poi all'autore del libro. La mia battuta eh, è: A, che condivido molto quello che è stato detto e che avrei voluto dire sull'antimafia, non l'antimafia istituzionale, non l'antimafia delle forze dell'ordine e della magistratura, ma eh, sull'antimafia che si è istituzionalizzato sulla scorta di quegli anni eh, terribili. Lì c'è un problema perché lì si rischia al netto di questioni di, per così dire, degenerazioni che possono nascere. Nel momento in cui determinate realtà si istituzionalizzano, c'è il fatto che siamo fermi a diciamo, un linguaggio, un atteggiamento che ci ricorda ancora il momento in cui si fronteggiava eh, l'offensiva della mafia stragista. Questo come dire, non è solo un nonsense, eh, è, diventa un culto dei santi alla rovescia, per così cioè. dire. Eh, non va bene perché eh, ci fa perdere di lucidità e di capacità di capire quelle che sono le evoluzioni invece non solo delle organizzazioni criminali, ma di tutto ciò che attorno a queste può girare. Seconda uh, questione, mh, nel mezzogiorno c'è un problema specifico, che è un problema politico, per cui una delle infrastrutture che nel mezzogiorno occorrono è la politica che non c'è. Uh, il, il, il grande tema è che eh, è vero che i cittadini nel sud, più che altrove, non hanno fiducia dello Stato ma vi garantisco eh, che la percezione, la sensazione è che lo Stato non abbia a sua volta fiducia nei cittadini e questo è un punto eh, delicato. Capisco che buttarla sui massimi sistemi può sembrare illusivo rispetto a un problema che è quello della lotta alle organizzazioni criminali, ma quando io per esempio dibatto della buona scuola uh -huh. dico che il problema non è questo quel pezzetto del provvedimento. Ma è il fatto che non c'è in realtà un punto di fuoco e un obiettivo. L'obiettivo deve essere, sembrerà banale e non c'è nella buona scuola, e non è il tema rilevante o più rilevante: è che in realtà bisogna ridurre la dispersione scolastica, e bisogna fare andare le persone il più possibile non solo a conseguire il famoso diploma, ma andare all'università. Per questo discorso manca e quindi l'atteggiamento che viene sviluppato dal cittadino meridionale è quello di dire ma io ho la scuola che non funziona e nessuno si preoccupa che questo accada, nessuno si preoccupa che le università sono prossime quasi tutte a chiudere i battenti, mentre, ma, mentre, ma mentre, mentre, dibattia, mentre dibattiamo, sì, salvo che scienze eh, politiche no. a Palermo, <ride> con di che dibattiamo del merito, che è un po', diciamo, una roba un po' paradossale, il merito è una cosa seria. Ma ah, parole di merito con l'università che chiude nei battenti mi sembrano un po' contraddittorie. Allora, io ti ringrazio naturalmente, eh, mi, mi consentirei un secondo, anzi 30 secondi, perché non è questo l'oggetto della discussione. Io penso che invece alcune cose per provare a riportare i ragazzi a scuola, da scuole belle, cioè dall'idea che la scuola debba essere l'elemento più bello del quartiere passando per l'investimento che si è provato a fare, poi non compreso, poi con tutte le critiche che conosciamo e non apriamo qui il dibattito, ma che si è provato a fare sugli insegnanti, assumendoli, mettendo fine al precariato e tutte le cose che conosciamo, io penso sia stato, invece, sì, cioè l'obiettivo che c'era al fondo era quello lì, cioè guardare i ragazzi e riportare la scuola. Poi, insomma, eh, ci sono stati gli errori che ma non siamo qui per parlare di questo, ma era solo per sottolineare naturalmente un diverso punto di vista. Passerei a questo punto le, la parola per le conclusioni all'autore, a Costantino, al professore Visconti, ringraziandolo ancora una volta per essere stato nostro ospite, per aver consentito questo dibattito bello, ricco, stimolante. Spero che anche dagli amici, agli amici a casa sia arrivato così come l'abbiamo vissuto noi. Mandateci dei commenti, fateci sapere cosa vi è parso, siamo qui ancora per discuterne. Quindi la parola al professore Visconti per le Ma, conclusioni. Eh, intanto facciamo un passo avanti, non, non non concludo nulla, anzi inizio <ride> il discorso adesso, perché anche dobbiamo smetterla uh, di questi campioni che spiegano la realtà com'è il futuro. No, io non io ho in, spero di aver dato un contributo per ragionare di più. E richiamo sempre il mio amico Attilio che è molto più anziano di me, cioè, questo è evidente, sembra, no? no? sembra no, più giovane. Sì. <ride> no, 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 Beh, <ride> <ride> e ma noi perché l'ottavamo negli anni Ottanta? Cioè, per la libertà e per la democrazia. E ancora oggi. Quindi possiamo mai accettare che nel cosiddetto ambiente dell'antimafia non ci sia libertà e democrazia? No, questo è insopportabile, inaccettabile. In impensabile, impensabile quindi io invito tutti quelli che con, tra l'altro in buona fede, eh, con molta passione eh, si alzano e gridano contro la mafia però farlo democraticamente cioè accettando l'idea che poi se ne e uno dice guarda hai detto delle stupidaggi però discutiamo, però discutiamo certo. e ti sono anche amico altra questione piccola io mi porto dietro eh, quel senso di colpa terribile dei meridionali che non, ha, non hanno il senso dello Stato eh, ma il 19 luglio noi celebreremo il 25 di Paolo Borsellino ora voi ditemi se c'è un paese occidentale che dopo la seconda guerra mondiale ha offerto uomini che hanno sacrificato la loro vita per lo Stato, come è stata nella mia città io non voglio, adesso non voglio fare questo senso di colpa io non ce l'ho più adesso cioè il sud e la mia città in particolare ha offerto veramente un martirio. C'è cioè, gente che è andata incontro alla morte, consapevolmente. No? È inutile ricordare che non voglio poi eh, buttarla uh, sul commovente, ma la, la, la storia di Paolo Borsellino tu cedi a Casa Professa quel, quella sera. Eh, C'eravamo tu, eravamo tanti. Cioè, era un uomo che <ride> stava andando incontro alla morte e non... E non allora, che i maridinari non abbiano il senso dello Stato... Secondo me è un po' discutibile. Semmai non hanno, non hanno mostrato di avere la capacità, la voglia e l'entusiasmo in maniera generalizzata, perché poi abbiamo punte avanzatissime, per occuparsi della loro città. Esatto. E di pensare e elaborare il futuro. Questa è la scommessa per il futuro e non bisogna dare, ecco il punto, torna il penalista, e non bisogna dar loro l'alibi che c'è una mafia forte e invincibile, perché questa è finita. La mafia è vincibilissima e l'abbiamo sconfitta in quel settore lì, la stiamo combattendo in tutta Italia, eh, processando l'andrangheta in ogni città, eh, l'abbiamo sconfitta a Caserta, la partita è aperta. Non so se un giorno io per esempio ci riuscirò a vedere insomma, un meridione libero e anche un nord libero, attenzione, anche certo. un nord libero, un eh. paese, diciamo. mi pongo la questione e qua non voglio... Ribaltare la, la, la frittata, ecco come è possibile che mafiosi indranghetisti trovano accoglienza, trovino accoglienza in chi si dice abbia senso dello Stato, al nord certe volte. Ecco questo. Allora forse, è non è, eh, forse non è questo un po' il problema, ecco. Me lo chiedo da, 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 certo. da meridionale, e insieme dobbiamo ragionare sui fattori di riproduzione e rigenerazione dei fenomeni di mafiosi, perché adesso siamo a un punto in cui ce lo possiamo permettere. Grazie. grazie. Grazie ai nostri relatori, grazie naturalmente a chi ci sta seguendo, ringrazio tutti e alla prossima diretta. Grazie a tutti voi. Grazie.